Salve a tutti e benvenuti nello speciale Halloween di questo canale. Visto che questo sarà un Halloween purtroppo un po' particolare, cioè nel senso non potremo andare a fare dolcetto scherzetto, non potremo andare a fare le nostre feste in maschera, saremo costretti a cagarci il cazzo a casa, e vi voglio consigliare 5 film che possono assolutamente farvi passare una bella serata di Halloween. Allora, ho scelto questi 5 film horror perché mi sono piaciuti tanto, ognuno per i suoi motivi, ognuno per i suoi aspetti, e perché secondo me sono degli horror veramente scritti bene. Non sono quegli horror scritti de merda, pieni zeppi di jumpscare, giusto così da farti sussultare sulla sedia. Perché il jumpscare è proprio la soluzione che uno mette in scena quando non ha niente di meglio da offrire. I jumpscare ci stanno, ovviamente fanno parte del panorama horror, ma in un film che già sa farti paura senza i jumpscare. I jumpscare sono qualcosa in più. Però quando inizi a scrivere un film orribile tipo Annabelle e lo imbottisci di jumpscare, capisci bene che il risultato finale possa lasciare a desiderare. I jumpscare fondamentalmente sono un buh dietro le spalle. Se voi state stendendo i panni di fuori in giardino a mezzanotte buio pesto e vostra nonna vi arriva alle spalle e vi dice «Caro, vi cagate in mano perché venite colte alla sprovvista, è buio, siete un po' lì guardinghi, ok? Siete in un cimitero in piena notte, non so per quale motivo, e vedete correre dei labrador, che sono dei cuccioloni, vi cagate lì dove siete perché sentite rumori, vedete ombre, è un contesto particolare, quindi i jumpscare sono delle soluzioni un po' poracce quando il film non ha sostanza. Questi film hanno dei jumpscare, ma hanno tantissima sostanza sotto, ok? E ve li voglio consigliare. Primo film di cui voglio parlare è probabilmente il mio film horror preferito, Ghostland, la casa delle bambole. Ovviamente non farò spoiler, vi racconterò giusto la trama per darvi un po' l'imbeccata, per mettervi un po' di curiosità, poi fate voi. Allora, Ghostland racconta la storia di una donna di mezza età con due figlie, molto diverse fisicamente e caratterialmente, che essendo in ristrettezza economica vanno a cambiare casa e vanno ad abitare in una casa ereditata da una vecchia zia, se non ricordo male. Questa casa è molto bella, ma anche un po' inquietante, un po' fatiscente e un po' immersa nel nulla. Ed è piena zeppa di queste bambole abbastanza raccapriccianti. Diciamo che il loro ambientarsi in questa nuova situazione non è proprio facile perché appunto provengono da un contesto completamente differente, ma poi accadrà loro un fatto estremamente forte, estremamente destabilizzante, che cambierà sicuramente la loro percezione della vita e il loro futuro. È un film in cui l'elemento bambole è un po' preso in maniera trasversale rispetto a quello che uno potrebbe immaginarsi, però sicuramente in maniera molto molto più efficace di come possano aver fatto in Annabelle come si chiamava il The Boy, quel film dove c'era il bambolotto e c'era la bambinaia che doveva badare al bambolotto. Vabbè, un film di merda. Qui sicuramente l'aspetto bambole è preso in maniera più trasversale, ma sicuramente in maniera più efficace. E il tema centrale di questo film è proprio la visione della psiche umana, sotto diversi punti di vista, sotto diverse ottiche, ma è proprio quello il fulcro. Il regista di questo film è Pascal Logier, regista di Martyrs, quindi chi ha visto Martyrs può capire che film può venire fuori da un regista del genere. È sicuramente un film che mi ha lasciato senza parole, che può assicurarvi un'ottima serata Halloween. Secondo film di cui voglio parlare è Hereditary, per la regia di Ari Aster. Primo film, opera prima di questo Ari Aster, per usare un termine kubrickiano, sta minchia, perché è un gran bel film, un'opera prima, vabbè, ce n'è nel senso, tanta roba. Allora, racconta la storia di questa famiglia. Questo è un film drammatico con forti tinte horror. Ci sono dei passaggi che ti fanno venire il ghiaccio nelle palle, cioè veramente la pelle proprio a capponi, proprio veramente ci sono delle scene forti, ma girate da applausone. Ci sono delle ricerche fotografiche e registiche in questo film che sono delle perle, bellissime.
Vabbè, racconta la storia di questa famiglia che stava vivendo un lutto, non è uno spoiler, lo si vede nei primi 2 secondi, è morta la matriarca della famiglia e quindi questa famiglia sta vivendo un lutto. C'è la figlia Annie, che avrà 45-50 anni, che per lavoro fa miniature, il marito Steve che fa lo psicologo o lo psichiatra, non ricordo più, il figlio adolescente Peter e la bambina Charlie. La bambina Charlie è una bambina un po' particolare, un po' inquietante, si può dire strana di una bambina, è un po' strana. E diciamo che questa famiglia, da quando ha iniziato a vivere questo post-lutto, ha fatto emergere delle crepe nei rapporti sociali fra i componenti di questa famiglia, che si aggravano fortemente quando accade loro un altro enorme e spiacevolissimo evento. Ed è come se questo evento, avendo fatto emergere ulteriori crepe, avesse fatto emergere anche una sorta di maledizione insita all'interno di questa famiglia che andrà sicuramente a stravolgere gli eventi futuri. È un film girato da Dio, ci sono delle soluzioni di regia bellissime, meravigliose, c'è anche un movimento di macchina a inizio film che veramente mi ha fatto alzare in piedi e applaudire dopo 2 minuti di visione, veramente tanta roba. E poi c'è una scena, quella secondo me più forte dal punto di vista orrorifico, che veramente mi ha ghiacciato le palle, come dicevo prima, quindi tanta roba. Terzo film che vi voglio consigliare, probabilmente il più famoso, è The Conjuring, il caso Hemfield, dove tornano i nostri protagonisti demonologi o demonologhi? Vabbè, Ed e Lorraine Warren. Vanno appunto ad aiutare questa famiglia che è perseguitata da un'entità profondamente malefica e maligna, e questo film secondo me funziona tantissimo per 3 aspetti. Il primo aspetto è il design dell'entità, non vi voglio fare spoiler, ci hanno fatto anche un film sopra su questa entità, è veramente fatta bene, è agghiacciante, basta solo vederla e ti caghi lì dove sei. Un altro aspetto che funziona tantissimo sicuramente in questo film è il fatto che tu percepisca questa entità come effettivamente pericolosa. Non è una roba de merda tipo Annabelle che la guardi e dici sì vabbè fa accendere la tagliera in piena notte e mi fa chiudere una porta. Ok, se sei da solo in casa ti spaventi, ci mancherebbe. Però fondamentalmente oltre a quello non va. Qui invece hai la reale percezione che quell'entità lì possa crearti dei grossi problemi e metterti in pericolo di vita. E tutto ciò, terzo motivo, è amplificato dal fatto che ci siano Ed e Lorraine Warren, che sono dei professionisti del settore, degli studiosi del settore, e quindi loro, tanto che spiegano alle forze dell'ordine, ai loro clienti, che di che tipologia di entità si sta parlando, cosa effettivamente possa fare, le conseguenze che potrebbero accadere, danno anche indirettamente nozioni a te. E quindi se tu hai tanta conoscenza di un qualcosa, lo apprezzi di più o lo temi di più. Se tu hai tanta conoscenza di un qualcosa di benevolo, lo apprezzerai di più perché sai tutto il bene che può dare. Se tu invece hai conoscenza ampia di qualcosa di malevolo, ti caghi perché sai quanto male possa fare. Qui è la stessa cosa, loro dandoti queste informazioni ti rendono più conscio di quanto queste persone siano in pericolo e lo percepisci. Tanta roba. Quarto film di cui vi voglio parlare è The Conjuring, il caso Hemfield, dalla regia di James Wan. Dicevo, quarto film di cui voglio parlare è A Quiet Place, di Krasinski. È un film che racconta la storia di questa famiglia che si stabilisce, per farla breve, in un casolare, in una fattoria immersa nel niente, immersa nei campi di grano, e sia quando sono dentro, sia quando magari camminano nel circondario per provviste, per spostarsi, perché magari un luogo non è più sicuro e quindi si spostano, eccetera, non devono parlare e soprattutto non devono fare il benché minimo rumore. Anche parlare così potrebbe essere un problema per loro. Per quale motivo? Perché sulla Terra ci sono degli alieni, degli esseri, un ibrido fra gli alien, i demogorgoni e Cell di Dragon Ball. Sono veramente bruttissimi, fanno un cagare nero solo a guardarli, che sono ciechi ma sono ipersensibili alle onde sonore. E che cosa fanno queste entità quando sentono un'onda sonora? Si incazzano come delle bestie, corrono verso quell'onda sonora e sfasciano, mangiano, distruggono, uccidono. Quindi capite bene che fare il minimo rumore significa morire. E questi film mi piacciono tanto, dove uno comunque viene privato dei 5 sensi o comunque di una abilità quotidiana che uno normalmente utilizza, come in Bird Box con Sandra Bullock, quando si dovevano mettere la benda per non essere preda di queste
cose che c'erano. Qua invece uno si deve privare del parlare, di conseguenza uno si deve anche privare dell'ascoltare quello che uno vuole dire. C'è tanta gestualità, ovviamente, ed è bello in tutto il film vedere tutti gli escamotaggi che questa famiglia utilizza per evitare di fare del casino, anche se la vita li metterà in delle condizioni in cui non fare rumore sarà veramente complicato, e lì la tensione sale tantissimo. Essendo un film basato sul silenzio, c'è tanto silenzio ovviamente, ci sono le colonne sonore, ma c'è tanto silenzio. Di solito quando tu guardi un film dove sai che la situazione è già un po' critica e c'è tanto silenzio, hai sempre la guardia alta. Questo film è impossibile addormentarsi guardandolo, veramente tanta roba. Quinto e ultimo film di cui voglio parlare, per la regia di Van Rogen, non lo so, chiamavano Van Rogen, L'esorcismo di Anna Grace. Allora, i film sugli esorcismi hanno un po' lo stesso problema dei film sugli squali, il capostipite. I film sugli esorcismi ovviamente parlo dell'esorcista, per i film sugli squali parlo ovviamente dello squalo di Spielberg, che ha girato quando aveva la mia età, mi viene voglia di impiccarmi. Vabbè, detto questo, questo Van Rogen, ha avuto l'idea geniale di prendere sì un esorcismo, ma decontestualizzarlo dall'abitué. Cosa vuol dire? Ha preso il concetto di esorcismo, ma l'ha portato in una situazione, in un'atmosfera, in un contesto completamente diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento. Quindi veramente bravo. Phil racconta la storia di una poliziotta, di un ex poliziotta che ha perso il compagno di lavoro in una sparatoria, si sente un po' colpevole e responsabile, e purtroppo per esorcizzare questo senso di colpa inizia una vita piuttosto dissoluta e piena di alcolici ogni notte. Capisce che questa non è la strada corretta per risolvere il problema e allora decide di trovarsi un impiego notturno, così dice vabbè, di notte lavoro, non posso andare in giro a fare schifo al cazzo. Viene assunta in questo obitorio di un ospedale e lavora di notte, quindi è un lavoro abbastanza particolare. Una cosa che ho apprezzato è l'obitorio. Ora, se voi fate caso, tutti i film in cui c'è un obitorio di mezzo, pur essendo strutture moderne, pur essendo strutture reali dove la gente lavora, sono illuminate con le lucciole. Non si vede un cazzo. Qui sembra la NASA, è veramente illuminato per bene, è un bellissimo posto, nel senso, è fatto molto bene, si vede che non è un obitorio studiato per una scenografia tetra apposta. È un obitorio così come uno si possa aspettare che un obitorio sia, un ambiente lavorativo sanitario di un certo tipo. Quindi che cosa ha fatto il regista per renderlo inquietante? Ha usato uno scamotage che esiste davvero nella vita di tutti i giorni. Ha sistemato le luci dei corridoi in modo tale che abbiano una fotocellula, cioè la luce si accende quando passa qualcuno. Perché la lampadina cosa dice? Non mi accendo se non passa nessuno che consumo corrente, mi accendo se passa qualcuno. Quindi questo escamotage di far accendere le luci con il movimento sarà fortemente utilizzato nel film. È scritto bene questo film, è scritto bene, è recitato bene, è girato bene, perché vi ripeto, l'obitorio non è un posto di per sé fatto apposta inquietante come potrebbe essere la casa di The Last of Us, ok? È un posto sanitario, un posto di lavoro sanitario, particolare, tetro, ok, però ben illuminato, ben attrezzato, non c'è nulla di didascalico. Ehi, questo è un set di un horror, ok, però questo gioco ha già delle luci, il contesto, eccetera, fa sì che questo film funzioni parecchio, perché la nostra protagonista si troverà a che fare con un corpo un po' particolare, che darà vita a un susseguirsi di situazioni veramente da, anche qui, guardia altissima. Bene, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se avete visto questi film, che cosa alla fine avete scelto di guardare la sera del 31, consigliatemi qualcosa anche voi, e niente, iscrivetevi al canale spuntando la campanella, in modo tale che quando uscirà un video nuovo voi sarete subito avvisati. E guardate bene la descrizione perché vi linko un sacco di figate che vi possono aiutare a girare dei bei video. Ciao!